Un pullman chiamato desiderio, possiamo fare questo titolo? Si può dire, perché il desiderio di tutti questi nostri tifosi è di vedere il Milan risorgere. È un po' dura, però io ho fiducia in questa squadra molto giovane che può diventare buona col tempo. Senta Lido, un veterano come lei, tutto sommato ogni anno che comincia ci sono nuove emozioni, ma quest'anno per lei è particolare, possiamo dire. Senz'altro, perché il ritorno al Milan è la mia società, che abbiamo cominciato a giocare il trio qui a Milano, è ovvio che sento qualcosa di speciale, anche se ho lasciato Roma e i suoi tifosi con grande affetto e seguirò sempre anche loro. Buongiorno Zico, allora si comincia? Un grande appuntamento questo Milan Udinese. Sì, senz'altro, questo è un campionato meraviglioso che tutti hanno voglia di giocare e speriamo che i tifosi possano vedere una gran partita ogni domenica. E tutti hanno voglia di giocare qui in Italia. Io venuto prima, le altre sono arrivate. E aspetto che possano tutti avere la fortuna che ho avuto io di avere una bella adattazione qui in calcio italiano. L'Udinese scende a San Siro e come l'anno scorso prende un punto a dispetto del pubblico milanista, dapprima festante per il grande ritorno di Lidom, ma poi accecato di rabbia per il pareggio dei friulani e più apparso realizzato in netto fuorigioco. L'avvio di partita è farraginoso, le due squadre si guardano con sospetto come due scolari al primo giorno di scuola e nessuno vuole fare una brutta figura. Il Milan cerca la testa di Hatley, l'Udinese il piede di Zico, che Vinicio fa giocare arretrato, quasi a centrocampo in una posizione insolita per il brasiliano, il quale viene marcato a zona da Di Bartolomei. L'apprendimento di nuovi moduli, si sa, rende un po' impacciata la manovra del Milan, che all'inizio paga un'incertezza di Battistini, il quale lascia via libera a Gerolin, pronto a mettere alle spalle di Terrani. È il 14°, trascorrono appena 6 minuti, il Milan ottiene il pareggio, con Virdis che riceve un bel pallone di Hatley, l'inglese dopo aver superato l'emozione iniziale salirà in cattedra per divenire il grande protagonista della partita. Hatley, marcato a fatica da Cattaneo, strappa applausi e consensi al pubblico amico. Sembra di rivedere Pierino Prati, qualcuno esclama in tribuna. In effetti Hatley fa buona impressione, soprattutto per il gioco di testa e le sue grandi progressioni. Prima della fine del primo tempo, l'Udinese ha la possibilità di raddoppiare, ma Carnevale si fa anticipare da Baresi a due passi dalla porta di Terrani. L'avvio di ripresa è tutto di marca milanista, prima Evani che chiude bene il triangolo con Virdis, poi la traversa colpita da Battistini andato al cross e successivamente Verza che da pochi passi spara sul portiere, precedono l'azione del secondo gol di Hatley. Rete inglese puntuale nel correggere a rete un cross di Tassotti dopo un bel velo di Virdis. Sembra ormai fatta per il Milan, che trova morale e gioco davanti al suo pubblico. Ma una punizione di Zico, ben deviata da Terraneo, è il primo avviso che per i friulani la partita non è ancora finita. È la mezz'ora, Miano, subentrato a Selvaggi nella ripresa, serve a Carnevale che mette in rete con una mezza rovesciata. Tutti sono convinti che l'arbitro Bergamo annulli il gol per fuorigioco,